Buongiorno amici, bentornati sul canale Microorologiaio. Qui sul banco abbiamo un esemplare numero 0 del gruppo ardito. Andiamo a fare il montaggio. Possiamo editare. Mettiamo da parte le parti che per ora non servono. Il movimento è un Sellita SV200, è la versione open earth, cioè cuore aperto. Infatti vedete che abbiamo una parte anche rifinita in perlage, ma soprattutto quello che conta di più e quello che soprattutto importava nell'assemblaggio di questo orologio è che ha la copribascola senza lo scatto intermedio per la rimessa rapida del dattario, che sul quadrante che abbiamo del numero 0 non abbiamo. Per cui andiamo a controllare se c'è già la lubrificazione sull'albero della chaussée. Di solito di fabbrica dovrebbe già esserci, infatti c'è. Mettiamo la ruota delle ore. Andiamo a aprire le bride che fissano il quadrante. Prendiamo il movimento, cioè prendiamo il quadrante. I movimenti ETA, cioè i movimenti come anche il Sellita SV200 eccetera eccetera, si può decidere se mettere la corona a ore 3 o a ore 9. In questo caso il cliente lo vuole mancino, per cui metteremo il quadrante girato con la corona ad ore 9. Ecco fatto. Andiamo a chiudere le bride. Prepariamo le nostre lancette. Bello il Luminova. Adesso mettiamo da parte il movimento, andiamo a prendere la cassa, l'apriamo. Abbiamo anche del grasso siliconico.
proviamo ora la corona con la tige, sperando che arrivi. È già lunga, giusta, perfetto, incredibile, amici. The very incredible. Benissimo. Benissimo, bene, bene, bene. Adesso prendiamo le bride e le sue viti. Oh, che bello, sono già giuste, lunghe, non vanno accorciate. Con questo particolare sistema di fissaggio l'orologio è molto più resistente agli urti e quant'altro. Ecco fatto, fissate anche le bride. Andiamo a rimettere, anzi no, prima cosa facciamo un controllo del cronocomparatore prima di chiuderlo. Più 5 secondi al giorno, per cui direi COSC. Andiamo a rimettere la guarnizione. Andiamo ora a stringere tutte le viti. La massa si muove liberamente. Primo orario. Bene amici, eccoci qua, assemblaggio terminato, l'orologio ce l'ho al polso, come potete vedere. Bella, bella l'idea di farlo con la cassa in titanio, molto leggero, migliorata sicuramente la portabilità. Se il video vi è piaciuto come al solito cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao da Cesare, vostro amico orologiaio. Dal numero 0 gruppo Ardito, dalla Teresa che non la vedete perché è di là. Ciao a tutto, ciao a tutti, abbonatevi al canale, ciao.